aerei. E dimmi che ci sei, oh, ma che farei? Io senza chirerei. Channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo super nini video. Odio, spero di averlo fatto giusto il saluto delle trote. Ebbene sì, perché oggi andremo proprio a scoprire una super mega novità da edicola, che diciamo dedicata ai due famosissimi youtuber Lui e Sophie, o meglio ancora In Me Contro Te, che so che tanti di voi adorate un sacco. E la super mega novità da edicola che andremo a scoprire oggi sono i nuovissimi Me Contro Te 3D Cambia Look. Ma prima di cominciare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Azure Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivando sempre la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni mio video e novità. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. E inoltre, sicuramente qualcuno di voi si starà chiedendo: ma Swir, dov'è finita la tua PlayStation? Dov'è finito il tuo sfondo? Dove sono finite le tue LOL Surprise? Ma soprattutto, perché sul retro hai uno sfondo bianco? Mi sono semplicemente trasferito con questo sfondo bianco perché ho già allestito la mia stanza a tema Halloween. E non voglio spoilerarvi nulla fino a domani, che uscirà il video room tour comunque a tema Halloween. E non vedo l'ora, perché veramente il covo della strega... No, cosa sto dicendo? Il covo di Malefica Swirl è pronto per essere aperto, svelato. Mi manca solo da mettere qualche ragnatela di qua e di là e... Anche per questo Halloween sono pronto per dominare. Ma dopo questo momento di disagio, io sono iper mega pronto di scoprire questa nuova collezione dei Me Contro Te 3D Cambia Look. Tra 3, 2, 1... PlayStation. Ed eccoci qua, Swir Family, finalmente catapultati nella mia magica PlayStation. E dai, tutti insieme. No, raga, quando faccio il fantastico motto delle trote, purtroppo mi si intartaglia la lingua. E apprezzate l'impegno, però. E come vedete, qua in pole position c'è già prontissima la box di queste nuovissime blind bag a tema Me Contro Te, che contengono questi gadget, ovvero gadget 3D cambia look. Ma cosa sono? Sono praticamente, anzi, innanzitutto li trovate ad un prezzo di 2,99€ la bustina, e in allegato ovviamente c'è anche il suo mini magazine a tema. E di cosa si trattano questi gadget? Io non so, a me questi gadget riportano indietro la mia infanzia, ovvero quando c'erano i Gashapon con all'interno Winnie the Pooh. E con questo Winnie the Pooh praticamente voi aprivate il Gashapon, c'era dentro Winnie the Pooh con un suo vestitino. Poi ne prendevate un altro e man mano costruivate insomma l'armadio, queste guaine di gomma che andavano all'interno, che praticamente venivano, che rivestivano insomma questo mini Winnie the Pooh. E la stessa cosa hanno fatto con Lui e Sophie, che praticamente sono in miniatura, stilizzati ovviamente, e in base ai vestitini che potete trovare li contraccambiate l'uno con l'altro, e poi comunque vi divertite a cambiare il look come quando volete. E potete sempre portarli con voi, perché hanno addirittura, ogni vestitino c'ha un laccetto che può diventare un portachiavi, ma anche un fantastico accessorio per il cellulare. Sono distribuiti da Officina Edicola, e adesso, prima di cominciare, direi di guardare il mini magazine, che dovete sempre... Ah, qua c'è già la checklist di tutti i personaggi che trovate all'interno. Ci sono Lui e Sophie al Gran Galà, Lui e Sophie al Party e Lui e Sophie Show. E praticamente ci sono ben tre varianti di vestiti, cioè la serie Animali Selvaggi, la serie Cuccioli della Fattoria, e inoltre, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale, c'è anche la serie Merry Christmas, che è quella che mi piace un sacco, veramente non vedo l'ora di tirarli fuori tutti e di scoprirli tutti insieme a voi. E poi comunque si parla di varie news, curiosità,
minigame, guardate qua si parla già anche di Natale, pacchettini di Natale, si parla di pollice verde, mondo animale e in giro per il mondo, quindi c'è anche una piccola rubrica di turismo e qua ci sono i nostri fantastici Louis e Sophie. Perfetto, io direi di cominciare perché è più facile da vedere che da dirsi. Ovviamente, come vi dicevo, sono distribuiti officina edicola e questa qua è la checklist, la faccio vedere più da vicino. Qua c'è la serie animali della fattoria, cioè cuccioli della fattoria e la serie Merry Christmas. Apertura semplificata perché sono proprio chiusi con un adesivo e oh mio Dio, ma a parte che sono morbidosi i vestiti, eccoli qua, pronti, partenza e adoro! Sono più grossi dei Winnie the Pooh, se non sbaglio. Guardiamo cosa c'è all'interno. Ah, c'è dentro ovviamente il booklet. Ok, ho trovato Sophie e ho trovato Sophie in versione party, eccola qua, è molto stilizzata però è carina l'idea insomma di vestirli con queste guaine che le danno una personalità, poi come vedete c'è questo laccio, arriva, la sto vestendo, come vedete c'è questo laccio che potete utilizzare sia come accessorio del cellulare che come accessorio delle chiavi, io ho attaccato le cartelle della scuola, eccetera, 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 e adesso vi faccio vedere come può funzionare sul telefono. Allora, e voilà, ecco la nostra Sophie che va ad abbellire la mia cover, veramente è fantastica, poi anche colori intensi. Ok, andiamo avanti perché insomma ce ne sono tante da aprire, io voglio vedere quelle di Natale, guardiamo, guardiamo. È bianco, bianco, bianco. Ed ho trovato la nostra Sophie in versione gala. Però invece la sua guaina, insomma, la sua costumizzazione è da elefantino. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo a vedere chi altro ho trovato. Ed ho trovato il nostro, mi sembra, Louis. Sì, è lui. Sì, no, è ancora Sophie. E questa qua è la versione show. Guardate però in versione animale della fattoria, quindi coniglietta, la metto a fuoco, che carina che è. Poi anche l'espressione un sacco kawaii, un po' cute. Bellissimo. Guardiamo. E ho trovato un'altra Sophie in versione a petta. Altra blind bag. Guardiamo. Oh, finalmente ho trovato lui, eccolo qua. E dovrebbe essere la sua versione, guardiamo, la sua versione show, con questa espressione un po' kawaii, ed è praticamente costumizzato da capretta. Sì, ma sembra una capretta tipo indiavolata. Cioè, guardate. Finalmente ho trovato la versione natalizia della nostra Sophie, e si è trasformata praticamente in una renna, ed è la versione show. Questi qua sono fantastici anche da attaccare su un albero personalizzato, ma è contro te, non so, ditemi voi se vi piace come idea, magari facciamo l'alberello quando ci sarà Natale a te, ma è contro te. Ok, andiamo avanti, guardiamo cosa si nasconde in quest'altra blind bag. Adoro! Ho trovato il nostro Louis in versione Gran Galà, eccolo qua, ve lo faccio vedere anche da fuori, c'ha i capelli corti. In versione Gran Galà, però tematizzato ad albero di Natale. Vediamo se riusciamo a completare tutta la collection. Ed ho trovato una Sophie in versione show, che però dovrebbe rappresentare, se non erro, la scimmietta. Yeah! Ho trovato un Louis in versione natalizia, ovviamente, quindi Merry Christmas, ed è Babbo Natale. Altra versione di lui, questa qua è la versione party, ed è un lui in versione zebra, quindi della animali selvaggi. Ed ho trovato un altro lui in versione Merry Christmas, ed è il pacchetto regalo. Caruccio, mi piace, ma guardiamo. Ed ho trovato la nostra Sophie in versione show, costumizzata da Pupazzo di Neve, quindi dalla serie Merry Christmas. Carinissima, bellissima, mi piace un sacco. Okay. Oh, finalmente, ah no, pensavo di aver trovato il fiocco di neve. Ed ho trovato la versione di Sophie Party, sì è Sophie questa, visto i capelli lunghi, ed è in versione gallina. Vediamo di che animale si tratta.
e si tratta della mucca, e anche questa è la versione di Sophie Marceau. No, vabbè, oddio, c'è il nostro Louis in versione party, però costumizzato con un bel vestitino da maialino, carinissimo, tutto rosa, ma proprio questo bel rosa shocking. Guardiamo, ed ho trovato un, se non sbaglio, Louis in versione party, però coccodrillosa, carino questo, è stato disegnato molto bene il coccodrillo. Poi ho trovato la versione di Sophie Party ed è costumizzata da Leoncina. Ultima blind bag. E sarà il fiocco di neve? Sì! Ho trovato. Ed è ancora una Sophie in versione Gran Galà ed è costumizzata da fiocco di neve. No, vabbè, bellissima! E questa qua era tutta la nuova collezione dei Me Contro Te 3D Cambia Look. E insomma, non vi resta altro che divertirvi a cambiare look come e quando volete voi. E adesso vi faccio vedere una, diciamo, una ripresa generale di tutti i personaggi che potete trovare, così vi date anche un'idea. E rieccoci qua su Zur Family dopo aver scoperto questa fantastica collezione dei Me Contro Te 3D Cambia Look, che troverete prestissimo in edicola. E se questo video e se questa novità vi sono piaciute, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica Zur Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, ovvero Instagram e la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega bacio a tutti e noi ci vediamo domani con il room tour a tema Halloween. Ciao!